con la Fortuna con la F maiuscola e poi a Firenze dal 26, adesso facciamo un salto di quasi 50 anni, sta per finire il 2009, andiamo verso il 2010, invece noi adesso andiamo al 1960 e ti vediamo in Cerasella con Claudia Mori. Claudia Mori, Claudia Mori. Bella, bellissimo. Se non c'è l'amore, come si fa? Ma come? Ma se me l'ha detto tante volte che mi vuole bene. Un giorno. E poi il giorno dopo. Questo è vero. Due giorni di seguito non me l'ha detto mai. E che devo fare? Cerca di farlo innamorare almeno per una settimana. E come si fa? Te lo devo dire io che ho 100 anni. Che è stato? Ce la sei. Salute, ti saluto. Ciao, Cerasella. E tu che fai qui? Io sono venuto per chiederti perdono. A me? Sì. Quando questa mattina mi hai detto che nella tua vita non c'era nessuno, io non ci ho creduto. Ma avevano detto che ti avevano visto con un certo Bruno e io ci ho parlato, da uomo a uomo. Lui mi ha detto che di te non gliene importa niente. Quel giovane che stava sul cutter? Non lo so. Quando l'ho visto io stavo in un giardino a baciare una ragazza e che bacio! Non si stanca mai. Ed è stamattina che la sta baciando. Ah, a proposito, lo sai come si fa per capire se uno è proprio innamorato? No, come si fa? Ci si dà un bacio, avanti baciami. Adesso. Adesso. Qua. Qua. Si è salvato, posso? Se te lo dice lei. Lei me l'ha detto. Bacio indimenticabile. Un bacio dal 60, Claudia Mori, bellissima. Beh, anche lei De Filippo, insomma, era belloccio. Beh, avevo tutti i capelli, Cerasella, Ciliegina. Ciliegina. Ma a quell'epoca si facevano tanti film musicarelli, cioè sulle canzoni di successo. Io ho fatto anche la Zarella. Certo. Poi vedremo altre due partecipazioni di De Filippo al cinema. Il tempo vola. Luigi, il Natale più lontano che ricordi, ci stiamo avvicinando al Natale. Beh, naturalmente si ricordano i Natali dell'infanzia con nostalgia. Impegnato, un film bello, un film di Nanni Loi, Le quattro giornate di Napoli, un film del 1962. Dottore, io poi cercavo. Tengo dolente che mi sta facendo morire. Cicci, io devo cercare di prendere un poco di pane. Dottore, badate che io ho sparato contro i tedeschi fino a mo. State d'accordo che mi sparo pure a voi quando è certo il tiro. Guardate voi dentro. Dottore. Cicci. Calma, va via la volta, calma. Cicci, che bene che hai sparato. No, io veramente ancora no, ma loro sì però. Loro chi? Salvatore è un'altra cinquantina di persone. Dove? Proprio sopra i quartieri. Nanni Loi, film del 62. Ecco, in questa circostanza io ho raggiunto una delle cose più ambite per un attore, morire in scena, perché questo personaggio che interpreta muore poi sparato dai tedeschi. Cicillo, no? Si chiama il personaggio. Partecipando alle quattro giornate di Napoli. Due traguardi hanno gli attori in genere, o morire in scena o fare il prete. Vero, abbiamo riconosciuto una bellissima Lea Massari. Della guerra tu hai ricordi lontani, eri bambino. No, ma vivissimi, perché noi durante la guerra ci siamo trasferiti da Napoli a Roma per i bombardamenti che c'erano a Napoli, a Roma non c'erano, perlomeno in quella intensità. E ci trasferimmo a Roma dove abbiamo vissuto tutto il periodo dell'occupazione nazista, col pericolo che mio padre, mio zio, Totò venissero trasferiti al nord dai tedeschi, portati in campo di concentramento, non si sa dove, e quindi si dovettero nascondere.
per un lungo periodo di tempo. A proposito della prima, del 1942, no, della fortuna con la F maiuscola, avvenne un episodio abbastanza curioso, mi riferisco a Mussolini. Ah, sì. Due monumenti, Alberto Sordi e Nino Manfredi, in nome del popolo sovrano, e poi ci dobbiamo davvero salutare. Però un frammento, vediamo. Definito. Cristi, gioia bella. Giusto perché ti ho tenuto a battesimo e tu sai quanto ti ho voluto bene fin da quando eri piccerella, ma io più di darti l'autorizzazione per visitarli in carcere non posso fare. Te. No, voi potete fare molto di più, monsignore. Voi qui rappresentate il Papa. Nannè, ma dimmi una cosa a me. A te perché ti stanno tanto a cuore questi due? Ugo Bassi ha dedicato tutta la sua vita al popolo, agli oppressi. Accidenti agli oppressi! Adesso vanno di moda gli oppressi e il socialismo. Ma chi sono questi oppressi? Questo socialismo chi è? Chi è questo Ugo Bassi? Un prete vestito da buffone a cavallo? Non è un buffone. Ah, no. Durante l'assedio ha raccolto un soldato francese ferito e lo ha riportato in spalla ai suoi connazionali. Hai capito. Lo stesso Udinone è rimasto impressionato. Udinone. Gli ha dato una lettera per Mazzini, ordinandogli di tornare con la risposta perché doveva considerarsi prigioniero. Lui... E Bassi è tornato. È tornato. Nonostante tutti a Roma lo scongiurassero di non farlo. E lui è tornato. Sì, sì. Ha fatto l'atto eroico. Già, come a te io regolo. Ma fammi piacere. Salvate l'eminenza, voi potete. Gigi Magni, 1990.